Ciao a tutti, da Angela. Siamo qui a Piazza di Siena e abbiamo incontrato degli amici pugliesi per la maggior parte. Comunque abbiamo il papà di Emanuele Gaudiano, Nino Gaudiano. Poi ci sta Pietro, un altro pugliese, un altro mio amico, un altro istruttore che anche lui, insomma, sta qui a Piazza di Siena che ci fa compagnia. E Paolo De Padova, amico storico di Nino Gaudiano. Nino, che cosa ci racconti di Emanuele? Questa gara... Quest'anno è un po' così altalenante, diciamo. Fa parte un pochettino del gioco comunque, non è sempre uguale. Può succedere... Ed è successo. Certo, sono cavalli, chiaramente non è che... Purtroppo è così. Le gare non sono finite, speriamo. Quando finisce, diciamo, quest'anno di gare importanti per... No, gare importanti ce ne sono tante, perché non sono preoccupato per le prestazioni dei miei cavalli di questo concorso. Poteva accadere un altro po', sarebbe stato meglio, però... Hanno scelto di far male a Roma. Ma no. Ce li teniamo così. No, Emanuele comunque sempre molto, ci prova, attivo, molto bravo. È sempre il binomio che determina il risultato. Certo, questo è vero, questo è vero. E comunque va bene così, va bene. Non si vince sempre. No, certo, anzi, questo è uno sport che devi stare attento. Quando vinci stare tranquillo e quando perdi meditare. È vero, si impara sempre, soprattutto dai propri errori, in tutto. Bisogna stare con i piedi per terra e basta, sia nelle vittorie che nelle cose negative. Sono d'accordo. Poi il tempo della ragione a poco, no, va bene. È vero, beh, Emanuele si è già preso comunque delle grosse soddisfazioni. Ho detto, peccato che le prestazioni altalenanti sono venute qui a Roma, potevano accadere un altro po', sarebbe stato meglio, però. Certo. O che poi tutte queste catastrofi non ci sono. L'errore ci possono stare. Sì, infatti, no, comunque ha sempre avuto degli ottimi piazzamenti. Però ognuno vuole vincere, è chiaro. Va bene, allora noi ti ringraziamo per questa intervista e da Angela Ucif è tutto. Ciao.